Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi quasi tutti i giorni. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché il modo migliore per iniziare il nuovo anno è quello di andare a spulciare il Nintendo eShop in cerca dei migliori sconti, visto che Nintendo ha da poco lanciato l'ennesima campagna promozionale nell'arco di poche settimane, questa volta dedicata proprio ai saldi di Capodanno. Come al solito vi indicherò i titoli più meritevoli di essere presi in considerazione, tolti i soliti noti, e cercheremo di capire se effettivamente si tratta di prezzi vantaggiosi. Insomma, non sarà un semplice listone della spesa, ma qualcosa di molto più approfondito. Ovviamente non riuscirò a coprire tutto quanto e per forza di cose mi sfuggiranno dei titoloni che invece meritano di essere presi in considerazione, e proprio per questo vi aspetto nei commenti per sapere quali sono i vostri consigli. E prima di iniziare, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Prima di tutto una precisazione importantissima che faccio all'inizio di ognuno di questi video che fanno parte della serie, ovvero per trovare i migliori sconti su eShop non utilizzeremo lo store di Nintendo, ma ricorreremo a Deku Deals. Se sapete già di cosa si tratta e come funziona, saltate direttamente al capitolo successivo seguendo i timestamp qua sotto. Deku Deals è una piattaforma che organizza in modo intelligente e ordinato il Nintendo eShop e tutto quanto il suo database, tra l'altro tenendo traccia dei cambiamenti di prezzo che ci sono al suo interno. Grazie ai suoi filtri molto più specifici rispetto a quelli del Nintendo eShop, come quelli che vedete qua sulla sinistra, è possibile affinare le proprie ricerche seguendo criteri estremamente specifici, e in più è possibile capire in un istante se si tratta effettivamente di un'offerta conveniente o meno. Infatti, andando nella pagina dedicata a un prodotto specifico, veniamo subito accolti da numerose informazioni, e la più importante di tutte è quella del price history, ovvero lo storico del prezzo. Seguendo questo grafico, infatti, possiamo capire quante volte il titolo è andato in sconto e se effettivamente il prezzo proposto ad oggi è effettivamente quello più conveniente di sempre. In più, se non si ha familiarità con il titolo in questione, sulla sinistra abbiamo di nuovo tantissime informazioni che ci aiutano a farci un'idea preliminare fondamentale in pochissimi istanti. Infatti possiamo scoprire subito se si tratta di un gioco con il multiplayer, se è incentrato sul gioco offline o meno, quanto pesa il download, che voto ha su Metacritic, un valore che per alcuni ha molta importanza, per altri meno, ma soprattutto quanto ci si mette a completare il gioco in questione, e questo per me è un aspetto fondamentale, non so per voi. Ma anche sapere al volo se l'italiano è supportato, so che per tanti di voi è una questione fondamentale. Quindi capite che Deku Deals è uno strumento potentissimo per risparmiare il più possibile ed evitare di buttare i propri soldi. Bene, ora che abbiamo capito come funziona Deku Deals, guardate un attimo qui, ma vi rendete conto? È una cosa pazzesca. No, non parlo delle nuove grafiche, ma del fatto che abbiamo già raggiunto i 30.300 iscritti. Poracci, vi ricordo che la sfida è quella di raggiungere i 35.000 prima dell'arrivo di Tears of the Kingdom, e secondo me ce la possiamo fare, conto su di voi. Ma bene, bando alle ciance, andiamo subito a scoprire quali sono i migliori sconti ad oggi su Nintendo Switch eShop, e partirei come al solito dalla sezione Hottest Deals, ovvero gli affari più caldi, più convenienti del momento, applicando solo un unico filtro di ricerca, ovvero quello del formato, dove daremo la priorità ai giochi in digitale. E di base cercherò di parlarvi esclusivamente dei titoli che portano la dicitura lowest price ever, ovvero il prezzo più basso di sempre, soprattutto per evitare di ripetermi rispetto ai consigli che vi do sempre in ogni video. Bene, allora già dalla prima pagina partiamo con una prima fila di tutto rispetto, anzi piena di titoli molto molto importanti, e siamo accolti dalla duologia, dal duo degli Ori, ovvero Will of the Wisps, che è il secondo, e poi Ori and the Blind Forest, che invece è il primo. Entrambi sono scontati al prezzo più basso di sempre, ovvero 7,49€ l'uno, e che vi devo dire, questi qua difficilmente non li conoscete, sono dei titoli super noti, innanzitutto per essere stati un po' il fiore all'occhiello delle esclusive Microsoft nel periodo dell'Xbox One di qualche anno fa. Si tratta di due Metroidvania di tutto
tutto rispetto, non giganteschi, si completano in una decina d'ore l'uno. Si tratta di un titolo che ha uno stile inconfondibile e che, soprattutto, la cosa più importante, su Switch rende al meglio. Ci sono sì per entrambi i titoli dei downgrade grafici, ma non sono così evidenti, soprattutto in modalità portatile. Ma soprattutto gli sviluppatori hanno deciso di dare priorità alla fluidità ed entrambi i giochi girano a 60 fps anche su console ibrida. E questa qua è una cosa importantissima, perché si tratta di due Metroidvania che danno una grandissima importanza alle sezioni di platforming, oltre che a quelle di combattimento, e il sistema di movimento è uno dei più fluidi che troverete all'interno del genere, ed è veramente bello, piacevole muoversi all'interno delle intricate mappe di gioco, come è giusto che sia in ogni Metroidvania, e il fatto che sia stata data priorità assoluta alla fluidità ha il suo senso. Insomma, il gameplay prima di tutto, ma poi non pensate che la presentazione ne abbia risentito più di tanto. Io, devo essere sincero, ho giocato soltanto il primo su Game Pass, ma penso che recupererò il prima possibile il secondo, perché da quanto ho letto è effettivamente il vero capolavoro tra i due, ma se già ho apprezzato così tanto il primo, non vedo l'ora di giocare il secondo. Vi segnalo che ne esiste anche una versione fisica, ma su Amazon si trova a prezzi ben più alti, perché la collection che racchiude entrambi i giochi si trova solitamente intorno ai 30-40 euro. Andando avanti abbiamo il capolavoro completamente fuori di testa che risponde al nome di Katamari Damacy nella sua edizione Reroll, ovvero il porting del titolo originariamente uscito su PlayStation 2 nei primi anni 2000. Difficile oggi non conoscere la follia che c'è dietro un concept così assurdo come quello di Katamari Damacy, ideato dal ormai leggendario Keita Takahashi, di cui, se non conoscete la storia, vi consiglio assolutamente di recuperare il documentario fatto dal mitico Gekigemu. Ed è veramente difficile descrivere questo gioco, perché parte da un concept: impersoneremo un alieno minuscolo che deve attirare a sé gli oggetti e farli rotolare in una sfera che piano piano aumenterà sempre più di circonferenza, attirando a sé sempre più oggetti. E più la sfera diventerà grande, più sarà possibile incorporare all'interno di questa massa scomposta oggetti sempre più grandi. Quindi si parte da una dimensione microscopica fino alla possibilità di inglobare in questa ruzzolata continua interi palazzi. Ma se già il concept vi sembra completamente fuori di testa, beh, aspettate di vedere la presentazione grafica e cosa potete attirare a voi all'interno di questi livelli, per capire, insomma, che ci si trova di fronte a un gioco inconfondibile che, se vogliamo, ha lanciato anche un certo stile espressivo, ma che soprattutto ha la grandissima importanza di aver aperto il game design giapponese, un po' più di nicchia, un bel po' più sperimentale, anche al palcoscenico occidentale. Quindi, se non l'avete mai giocato, si tratta di un titolo seminale e stra importante, ma che anche su Switch e nel 2022-2023 ha tanto da dire, perché si tratta di un gioco comunque divertentissimo, seppur i controlli sono un po' legnosi. Io ve lo straconsiglio, l'ho giocato su PlayStation 5, ma so che il porting di questo Reroll funziona alla grande su Switch, anche perché sono implementati i controlli col giroscopio. Poi abbiamo un Unravel 2, di nuovo al prezzo più basso di sempre, 3,89€, praticamente una sciocchezza, e questo ve lo consiglio anche perché molto spesso mi arrivano delle domande che sono riassumibili sempre in: quali sono i migliori giochi co-op da giocare con un Joy-Con, co-op locale, non multiplayer online? Beh, Unravel 2 è forse l'esempio perfetto di un titolo che può essere giocato con un compagno al proprio fianco. Se vogliamo, lo possiamo inserire all'interno dei puzzle game un po' alla Snipper Clips, anche se questo usa un sistema di fisica molto più elaborato, e si tratta di un titolo stra interessante. Non è certamente un capolavoro, ma è un puzzle game con tanti elementi di platforming, si gioca piacevolmente, lo provai diversi anni fa, non l'ho mai finito. E si può giocare anche in singolo, attenzione. Se vogliamo, è un po' la versione poraccia di quello che poi titoli come i Takes Two porteranno al massimo livello, cioè proprio il concept di cooperativa offline o anche online nel caso di Takes Two. Appunto, per questo prezzo, secondo me, è un acquisto consigliatissimo se siete in cerca di qualcosa da portare avanti con il vostro partner.
e continuano le bombe sulla prima fila, perché a questo punto siamo arrivati alla Spyro Reignited Trilogy al prezzo più basso di sempre, un 15,99, che vi dovete segnare perché in realtà ritornerà fra molto poco con un'altra trilogia che ha rilanciato un po' la rinascita delle mascotte del periodo della prima PlayStation 1, ovvero la Ancient Trilogy di Crash Bandicoot, proposta allo stesso prezzo. Parliamo direttamente di tutte e due queste raccolte, perché si tratta di ottimi porting, ovviamente che hanno i loro compromessi per console ibrida, e si tratta di vere e proprie pietre miliari del genere platform, se vogliamo anche un po' action adventure per quanto riguarda Spyro. Rispetto a Crash, Spyro ha una natura un po' più open, un po' più da collectathon all'interno dei suoi livelli, e sono giochi coloratissimi che ancora oggi reggono benissimo il passaggio del tempo, anche se a livello di gameplay si vede, soprattutto nel primo titolo, insomma, che si tratta di giochi di più di 20 anni fa, anzi credo anche molto più di 20 anni fa, ma non voglio fare il conto, però insomma sono delle vere icone. Sono comunque divertentissimi e soprattutto sono dei giochi consigliabili a tutte quante le età e anche i più grandicelli. Se amate il genere platform, è difficile che non abbiate mai giocato uno Spyro, ma se non l'avete fatto andate sul sicuro, perché i primi tre Spyro sono quelli che poi vale la pena giocare. E lo stesso discorso vale anche per Crash Bandicoot, sicuramente un titolo più noto e una mascotte che ultimamente sta vivendo un periodo molto più fortunato e molto più attivo rispetto al buon Spyro, o forse Spiro, non lo so, probabilmente qualcuno adesso vorrà uccidermi. E diciamo che questo qua può essere l'antipasto perfetto poi per passare a un Crash 4 It's About Time, oppure per aspettare pazientemente, per alleviare un po' l'attesa, per quando uscirà Wumpa League, che non ha assolutamente questo nome, ma non ricordo più qual è il nome ufficiale, ovvero il prossimo titolo di Crash Bandicoot, che però non sarà un platform, ma sarà più qualcosa orientato verso il multiplayer. Tornando un passo indietro rispetto a Crash Bandicoot, abbiamo Wolfenstein 2 The New Colossus a soli 6€, e questo è un acquisto che vi consiglio, perché di FPS su Switch ce ne sono pochissimi. Ovviamente dietro questo porting ci sono quei geni pazzi, scatenati, assurdi di Panic Button, che non si sa come hanno fatto, ma sono riusciti a portare tutti i più grandi FPS usciti negli ultimi anni anche su console ibrida, ricorrendosi a tantissimi trucchi come texture a bassa risoluzione, risoluzione adattiva dell'immagine che c'ha uno scaling che molto spesso è percepibile, ma il risultato complessivo è pazzesco. E tra l'altro mi sa che Wolfenstein 2 è uno di quei titoli che si sono filati veramente in pochi, o meglio, magari la critica l'ha esaltato, ma è una serie che meriterebbe molta più attenzione, soprattutto su Switch. Questo secondo capitolo è pazzesco. L'ucronia rappresentata nel mondo di Wolfenstein è allo stesso tempo una visione distorta del nostro passato, ma anche una convincente rielaborazione di come viviamo il presente oggi. È un gioco bello duro, bello cruento, ma poi alla fine il gameplay è anche divertente e appassionante dall'inizio alla fine, e poi ci sono delle scene pazzesche, è un titolo che non tira mai il freno a mano, ve lo straconsiglio, anche se non avete giocato il primo. Poi, a proposito di anche se non avete giocato il primo, c'è Diablo 2 Resurrected al prezzo più basso di sempre, 13€, e questo ve lo consiglio. Perché sì, vi state buttando, diciamo, in un titolo che ha tutti gli anni alle sue spalle, però se vi piace questo tipo di gioco, insomma, se vi piace il genere che è stato inventato da Diablo, questo è un'ottima remaster che presenta poi quella cosa che io trovo sempre straaffascinante, ovvero la possibilità di cambiare in tempo reale tra vecchio engine di gioco e moderno, e in quanto tale è una riproposizione più o meno al 99% 1-1 di quello che è stato uno dei titoli più importanti per il genere, per il PC gaming in assoluto degli ultimi, boh, non so, 20-30 anni anche in questo caso. Io a Diablo 2 ci sono affezionatissimo perché ci ho perso veramente parte dell'adolescenza, e secondo me è un titolo che va riscoperto, però prendetelo anche in prospettiva. Si tratta di un gioco che, essendo appunto una remaster fedelissima, e questo forse si accusa anche nei remake grafici della trilogia di Spyro e di Crash Bandicoot, vi trovate di fronte a un'esperienza un po' legnosetta e che magari non ha tutte quelle rifiniture che ci si aspetterebbe da un titolo uscito nel 2022. Quindi tenete a mente questo, non è la più fresca delle esperienze, ma è comunque un titolo seminale e supporta anche il multiplayer online. Poi, ve lo consiglio sempre, ma ve lo consiglio anche questa volta, visto che è al prezzo più basso di sempre,
la raccolta che include i Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 arriva su Switch in un porting sì castratissimo a livello grafico, ma che comunque mantiene la fluidità d'azione necessaria per riscoprire questi due grandissimi sportivi arcade e tecnici allo stesso tempo, che hanno fatto la storia del videogioco. Oggi molti di voi probabilmente non se ne rendono conto, ma il primo Tony Hawk e il secondo hanno veramente riscritto le regole del gioco, del videogioco, anzi non solo le regole del gioco. Si tratta di titoli seminali e che avevano un gameplay così convincente che anche oggi funziona alla grande. Certo, ci sono delle cose che sono state riviste e corrette, ci sono delle aggiunte proprio a livello ludico di gameplay, ma la base rimane quella, ed è incredibile che un gameplay del genere sia stato proposto agli albori della grafica 3D. E questo è proprio a testimonianza di quanto Neversoft ci abbiano visto lungo negli anni che furono. Veramente straconsigliato, non so neanche se ne esiste una versione fisica. Io l'ho giocato su PlayStation 5, probabilmente lo rigiocherei là, però insomma, in portabilità può avere il suo perché, anche perché io, c'è stato un Tony Hawk, credo il 3 o il 4, l'ho giocato interamente su Game Boy Advance, non vedendoci nulla. Andando avanti, Gris, straconsigliato più e più volte, ottimo cinematic platform, ma non si tratta del prezzo più basso di sempre. Darkest Dungeon mi attira, ma un po' mi spaventa, perché si tratta di un GDR vecchio stile, super complesso, super complicato, dove la sanità mentale del proprio party gioca un ruolo fondamentale. Il prezzo inizia a farsi veramente interessante, perché al massimo l'abbiamo visto in sconto a 21,99€, no, a 7,47€, adesso è addirittura sotto i 5,50€. L'unica cosa che mi frena è che ho letto un po' di recensioni e viene sottolineato come i controlli ideali siano quelli in modalità portatile, perché comunque si vede che si tratta di un gioco che nasce pensato per un'interfaccia mouse e tastiera, che viene simulata in modo convincente dal touchscreen, però allo stesso tempo quando si gioca in portatile purtroppo i menu sono così densi e le scritte diventano così piccole che insomma si fa fatica un bel po' a leggere tutta quanta la user interface proposta dal titolo. Quindi non funziona alla grandissima con i controlli in modalità dock, non si vede benissimo in modalità portatile, forse non è la piattaforma migliore su cui giocare questo titolo. Però se esperienze punitive e vecchio stile vi interessano, Darkest Dungeon su Switch a 5,50 è un ottimo prezzo. Poi, visto che prima abbiamo parlato di FPS, ragazzi, non sottovalutate Doom e Doom Eternal su Switch. Anche questi sono porting fatti da Panic Button e entrambi io li ho giocati proprio su console ibrida. Che vi devo dire? In realtà funzionano benissimo. Il primo Doom per me poi è pazzesco, cioè il primo Doom, il reboot del primo Doom che è uscito nel 2016 è pazzesco, perché è sostanzialmente un Metroidvania, e questo secondo me viene sottolineato sempre troppo poco. Ha un level design fighissimo, ha tantissime cose che ricordano secondo me Metroid Prime, proprio per quanto riguarda l'esplorazione, non il combattimento, e Doom Eternal porta all'esasperazione tutte queste caratteristiche, spingendo tantissimo poi sulle sezioni platform e sul level design straintricato, stracomplesso, che veramente ogni tanto quasi labirintico. Sono riusciti a giocarli su Switch senza problemi, sono dei porting miracolosi, sì, è ovvio che se siete dei puristi dell'FPS giocatevi su altre piattaforme, giocatevi su PC. Però su Switch, con un po' di pazienza e se non avete delle manoni gigantesche, si riesce a giocare anche in portabilità senza alcun problema, e si tratta comunque di due grandissimi FPS proposti a un prezzo stracompetitivo. Invece andiamo nello spettro totalmente opposto del divertimento, con un bel platform 3D, ho un collectathon vecchio stampo, un New Super Slugger's Tale, al prezzo più basso di sempre, sotto i 10€, viene scontato molto spesso, ve l'ho consigliato già in passato, ma non era mai sceso sotto i 15€, quindi questa volta non avete più scuse, perché 9,89 anzi, è un prezzo veramente competitivo. Però se ancora avete qualche remora, perché magari pensate sia troppo da bambini, perché magari pensate che i platform non facciano più per voi, potete scaricare una demo gratuita su Nintendo eShop, quindi in caso potete dargli un'occhiata e decidere poi di conseguenza, tanto avete tempo fino all'8 gennaio per acquistarlo o meno. Di Dead Cells non ve ne parlo, perché in realtà è un titolo che non ha bisogno di introduzioni, ma soprattutto perché molto spesso viene proposto
a questo prezzo di 12,49. Comunque si tratta un po' di un capolavoro del genere roguelike, straconsigliato. The Last Campfire ne abbiamo parlato nell'ultimo video delle offerte, forse nel penultimo. Il prezzo è sempre quello, prendetelo se cercate un bel platform adventure rilassatissimo, ma super carino, super interessante. Poi la Castlevania Anniversary Collection, se vi interessano i Castlevania, però pre Symphony of the Night, quindi non si tratta di Metroidvania, ma di action adventure vecchio stampo, strapunitivi, super difficili. Rayman Legends, vabbè, lo devo citare perché va dimostrato sempre più amore verso questo platform 2D bellissimo, ma che purtroppo è stato un po' ignorato da tutti quanti, e soprattutto vogliamo che Ubisoft prima o poi riprenda in mano la serie. Mentre di Dusk Diver non sapevo nulla, ma mi sono informato prima di parlarne qui in video, e vi devo dire, sembra un titolo, insomma, che non è niente di che, viene definito un po' Dynasty Warriors, che riprende l'estetica di Persona, è un brawler 3D con un art style in stile anime. Mi direte, ma c'è già Persona 5 Strikers. Sì, è vero, però questo costa 3,49€, quindi prendetelo come il Persona Strikers dei poracci. Tra l'altro fa molto ridere che probabilmente questo gioco non se lo è fiato nessuno e ogni volta che viene messo in sconto abbassano sempre di più il prezzo, e mi dispiace veramente tanto per chi se l'è comprato a 39,99 o a 35,99 pensando di fare l'affare, perché adesso costa esattamente il 90% in meno. Poi abbiamo ancora una volta i soliti straconsigliati: Hotline Miami Collection, Bloodstained, un bel Metroidvania di Koji Igarashi. State cercando qualcosa di spolpare in attesa di un ritorno di Metroid, però in 2D. Mario Kart 8 Deluxe, un simpaticissimo titolo indie che purtroppo non ha avuto la fortuna che si merita. Death's Door, uno dei migliori giochi del 2021. The Messenger, uno dei migliori action adventure degli ultimi anni. E sì, stiamo tutti quanti aspettando ancora il suo prequel, che sarà invece un omaggio a Chrono Trigger. Mi riferisco a Sea of Stars. E poi abbiamo un prezzo già visto in precedenza, ovvero 6,24€ per Risk of Rain 2, ma è un titolo che in realtà non vi ho mai consigliato, e forse questa è l'occasione giusta per farlo, perché non l'ho mai provato, ma insomma ne ho sentito spesso parlare. Si tratta di un roguelike procedurale, però in tre dimensioni, e se all'inizio su Switch l'Early Access presentava tanti problemi a livello tecnico prestazionale, ora la situazione sembra essere migliorata nettamente, quindi ci si può iniziare a fare un pensierino, soprattutto ora che è stato annunciato il prossimo Risk of Rain durante il calendario dell'avvento indie concluso qualche settimana fa. La cosa interessante è che come meccanica principale questo roguelike ha il fatto che più si rimane all'interno di ogni livello, l'ambiente diventa ostile, quindi i nemici diventano più forti, più numerosi e più combattivi. Però allo stesso tempo, più si rimane in un livello, più si ha la possibilità di salire di livello e di trovare i vari loot sparsi per la mappa di gioco, quindi bisogna trovare un buon bilanciamento tra l'esplorazione e non rimanere troppo ancorati in una determinata zona, perché poi si rischia di venire sovrastati dalle orde di nemici. Molto interessante, e quasi quasi una prova gliela darei. Anzi, se voi l'avete giocato, fatemi sapere nei commenti se lo consigliate su Switch. Poi abbiamo Donut County, non comprato da 3,49€, io mi sembra l'ho provato su Game Pass, è un gioco stupidissimo ma divertente, dove bisogna semplicemente fare dei buchi nel terreno per simulare tutto quello che c'è nell'inquadratura. Non lo so, è un gioco completamente senza senso, è un gioco stupidissimo, dura un paio di ore, però l'estetica è molto divertente. Sa divertire nel suo totale nonsense, ma probabilmente mi ha divertito perché non l'ho pagato. Sulle stesse vibes della Castlevania Collection c'è anche la Contra Collection, e queste raccolte vanno sempre consigliate, anche perché costano pochissimo, ma prendetele sempre con l'intenzione di riscoprire la storia del videogioco, però rendendovi conto che andate incontro a titoli veramente stradatati e soprattutto super punitivi, che però hanno una difficoltà e viene mitigata poi dalle opzioni aggiunte poi per pensare a un pubblico un pochino più moderno. E quindi insomma è un'ottima occasione per riscoprire la storia del videogioco. Stavo saltando Lost in Random, ma l'ho consigliato già precedentemente, due video fa mi sembra. Questo è un altro titolo che va giocato e che purtroppo si sono filati veramente in pochi. Un ottimo action adventure con sistema di combattimento
straconvincente e soprattutto che non assomiglia a nulla a cui avete già giocato o che giocherete in futuro. Io ve lo consiglio. E andando avanti, avvicinandoci verso il finale, insomma, mi sono un po' informato su questo Hammerwatch e sembra un interessante roguelike, tanto per cambiare, però incentrato particolarmente sul multiplayer in co-op, quindi in locale, e dà delle vibes molto da arcade game, quindi da partite veloci che tutti quanti possono giocare immediatamente e dal ritmo frenetico. Viene spesso consigliato nelle recensioni e solitamente veniva detto che il prezzo era leggermente troppo alto. Ora, che viene venduto a 1,49€, secondo me il rischio lo si può prendere se si è in cerca di qualcosa che possa funzionare bene anche in multiplayer. Fe è il gioco di Zoink Games, arrivato prima di Lost in Random, che vi ho consigliato prima, ma questo è più un puzzle game e purtroppo a questo prezzo viene proposto praticamente sempre. Di Undermine ho sentito parlare strabene, si tratta di un altro roguelike in pixel art, perché ormai questo qua è uno dei generi più comuni all'interno del panorama indie, però non ho sentito parlare strabene perché, sebbene non reinventi nulla del genere, tutto quello che presenta funziona, scorre bene, li avete giocati tutti quanti quelli i roguelike possibili su Switch. Andate a vedere qualche recensione di questa Undermine, qualche video di gameplay, perché io li ho appena visti e sembra molto molto interessante. Di Elder Souls vi ho parlato in uno dei video fatti da poco, vi straconsiglio i due Curse of the Moon di Bloodstained, perché si tratta in realtà del progetto parallelo che veniva proposto da Koji Igarashi per Ritual of the Night, e questi qua invece sono dei cloni di Castlevania vecchio stile, ma in realtà è quel retro gaming aggiornato e adattato per ricordare sì graficamente i titoli dell'era NES, ma che in realtà poi nel gameplay è molto più moderno di quello che ci si potrebbe immaginare. E ve li straconsiglio, in particolare il secondo, sono due titoli che ho adorato. E per chiudere vi ricordo che se vi ho consigliato Wolfenstein, Youngblood non è così altrettanto interessante, però ha dalla sua il fatto che è possibile giocarlo in multiplayer, anzi è un titolo pensato proprio per essere goduto appieno in multigiocatore. E vediamo se trovo un ultimo consiglio prima di salutarci. Ho prezzo più basso di sempre per Guns, Gore and Cannoli 2. E questo qua è un run and gun bidimensionale a tema mafia, ovvero è un gioco che riprende le meccaniche di Metal Slug, ma le adatta a un contesto completamente diverso. Ho giocato il primo, il secondo non l'ho mai provato, ma sembra stra interessante. 5,19€ per un altro titolo da giocare in multiplayer offline fino a 4 giocatori, secondo me ci sta tantissimo come spesa. Appunto, non è neanche così impressionante. Si tratta comunque di un titolo che si finisce in meno di 5 ore, però insomma, se siete amanti del genere potrebbe essere un ultimo acquisto. E bonus del bonus, Part Time UFO è uno di quei giochi che forse io mi prenderei, perché innanzitutto lo vedete, non va mai in sconto. Questa è la seconda volta che viene messo in sconto ed è la prima volta che viene messo in sconto sotto i 6€. E si tratta di un titolo fatto da HAL, un'azienda che conoscerete sicuramente se siete un attimo attenti alla storia di Nintendo. E se non sbaglio, questo qua dovrebbe essere poi un'esclusiva proprio non solo console, ma non si è mai visto neanche né su PC né su mobile. Ed è un puzzle game molto molto carino, coloratissimo e super divertente. 5,99€, forse il prezzo è ancora leggermente alto, però perché no? Una chance la si potrebbe dare a questo Part-Time UFO. Fatemi sapere se voi l'avete mai giocato o provato. E visto che è stato un video incentrato sugli FPS, vi ricordo che c'è la Doom Slayers Collection a 13,74€, che insomma è un prezzo abbastanza interessante. Se siete incuriositi dalla nuova direzione intrapresa dallo storico sparatutto di ID Software, beh, pensate anche a questa collection, perché vi beccate praticamente il meglio dei due mondi, sia il nuovo corso che il corso intermedio rappresentato da Doom 3, che anche le genesi storiche che hanno poi scritto le regole dell'FPS
su PC e non solo. Detto questo, poracci, io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, spero che questi consigli vi siano tornati utili e spero soprattutto che vi aiutino a partire per il meglio con questo 2023 all'insegna delle poracciate. Non mi resta che darvi appuntamento a un prossimo video, che arriverà quando arriverà, e vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere i vostri consigli. Vi ringrazio ancora di nuovo tantissimo, voi mi raccomando, nell'attesa del prossimo video, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il poro capo, Michele Danno, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Ma io non lascio entrare nessuno, tantomeno te.